Amici carissimi di WP Channel, oggi siamo a Salerno, siamo allo studio Dar Kuma Record di Luigi Donadio, con il quale oramai è nato un connubio molto molto importante, soprattutto per l'etichetta The Factory Star. Questa nostra etichetta internazionale sbarca in Italia. Una delle produzioni più importanti è quella che si stanno registrando in questi giorni, proprio qui, con Pari d'Orfei e con Federica Lambiase, in arte Fed. Ma è nato anche un connubio autorale. È nata una canzone scritta a tre mani, quindi a sei mani, come si dice nel nostro gergo. Luigi Donadio, Federica e Paride hanno scritto una canzone molto interessante. Di cosa si tratta, Paride? Guarda, è venuta fuori una cosa molto interessante. È un pezzo rock, io lo ritengo anche abbastanza attuale, dove prevale veramente un testo anche abbastanza molto biografico nei confronti miei, dove Federica è stata veramente brava, bravissima, secondo me. Federica, emozioni, sempre grandi emozioni. Tu hai scritto già delle canzoni, hai avuto un bellissimo successo con la canzone sigla del Villaggio delle Meraviglie di Ambra Orfei a Milano, oltre 35.000 visualizzazioni su YouTube in italiano e in inglese. Questa nuova emozione, questa contaminazione del mondo di Paride? È davvero una nuova emozione, perché ancora non mi ero messa in gioco come autrice per un'altra persona, quindi è stato fantastico poter realizzare questo nuovo brano ed è racconto tutto quello che riguarda un po' la sua vita nel pezzo che poi uscirà a breve. La vita di Paride è fatta di circo e di musica. Paride già da ragazzo ha avuto la possibilità di incidere delle bellissime canzoni, una secondo me storica, Un immenso bisogno di te, Piramide di fuoco, e poi un album molto bello scritto da Cristiano Malgioglio. Sono passati un po' di anni, cosa si prova, Paride, a ritornare di nuovo in campo, soprattutto a ricominciare alla tua età? Sei un signore di mezza età, come si dice, tra i giovanissimi e quelli un po' meno giovani. Ma la carta d'identità porta delle date che poi dopo dentro non rispecchiano il volere di esserlo, anche se io mi sento molto più giovane dell'età che ho. Però nonostante tutto l'età è quella e sono un artista che ha fatto un percorso di abbastanza anni, non dico il numero perché sennò però ho fatto parecchi anni di lavoro nel mondo dello spettacolo. Ho fatto anche musica leggera in passato, Cristiano è stato produttore, ma le canzoni le scrissi anch'io all'epoca, non soltanto Cristiano. E oggi mi ritrovo qui a buttarmi di nuovo alla riscoperta di una vecchia passione e di un compimento, di un percorso artistico che mi fa sempre piacere ripercorrere. Anima rock, ecco, Fed, l'anima rock. Cosa hai provato nel sentire le prime note, quindi la prima volta che Paride ha messo la voce sulla tua canzone, sulla vostra canzone, scritta da Luigi Donadio, da Fed e da Paride Orfei? Rock, cosa significa per te rock? Rock può significare tante cose, si può essere anche romantici per essere rock, però dopo che ho iniziato a sentire lui che cantava le prime note ho subito visto che si fondeva benissimo con la musica che ha composto Luigi Donadio e soprattutto che le parole che abbiamo scritto insieme, che ho scritto io, sono davvero proprio fatte per lui, e quindi tutto in tutto quello che c'è nelle parole, nella musica, in tutte le note si sente il rock, si sente la forza. Il guerriero che è stata un po' la parola magica, quella che ha reso possibile questo prodotto, questo disco. Come si intitolerà? La canzone, mi stanno facendo segno che stiamo andando over qui, Occhio. E il titolo della canzone, beh, lo facciamo dire a lei che ha scritto il testo, quindi... Allora? Beh, il titolo, diciamo, come scoppia nel punto forte della canzone che del ritornello è Strike. Strike, quindi allora, anteprima, Strike sarà una canzone che potete sentire nei prossimi giorni. Per chi seguirà i programmi
diciamo paralleli al Festival di Sanremo avrà possibilità di sentirla, se no sicuramente a Circo Junior, perché il nuovo programma che si sta preparando, di cui sono aperti i casting, il Circo Junior ospiterà durante i casting Pari Orfei, e Pari ci regalerà questo grandissimo omaggio musicale rock. Quindi buon, così dice, un buon augurio, in bocca al lupo. In bocca al lupo. E poi viva il lupo. Viva il lupo. Viva il lupo, che credi? Bocca al lupo a voi tutti, e ringrazio Luigi Donadio per l'ospitalità, Fed per la bellissima musica, ma anche per aver partecipato nei cori di questo brano, quindi aver dato anche il tuo contributo musicale, e a te Pari d'Orfei, che hai il coraggio e la forza e la dinamicità di essere sempre un eterno ragazzo, perché tu sei un ragazzo che hai dato vita, tra l'altro diciamo, diamo una breve notizia, Pari d'Orfei ha fondato 12 anni fa piccolo circo stabile a Peschiera Borromeo, che è arrivato alla realizzazione vera, perché stabile in quanto nei prossimi mesi vedrete qualcosa di veramente straordinario, quindi Peschiera che sarà la capitale dello spettacolo, la città dei ragazzi, un movimento di grande cultura di musica, ospiterà Circo Junior, questo programma, questo talent sulle reti Mediaset, e poi ci saranno delle novità incredibili, che naturalmente il tempo è finito, e quindi alla prossima, ciao!